Noi siamo davanti ad un territorio, quello della Marsica, che ha da raccontare storia, identità, appartenenza, funzionamento e anche modernità. Si tratta però gli elementi che descrivono questa bella significanza di renderli in bella forma e di renderli oggetto anche di vita e di vitalità. L'accordo, progetto firmato oggi va in questa direzione. Voglio ricordare un grande studioso americano, Richard Florida, il quale afferma che i territori e le città devono essere immaginabili, desiderabili, mitizzabili, facendo in modo che ogni luogo di un territorio possano rispondere alla domanda perché ci devo andare. Ecco, se noi teniamo in bella forma questi straordinari luoghi della nostra Marsica, noi consentiremo la risposta facile alla domanda perché ci devo andare. Presidente Di Pancrazio, con questo protocollo oggi valorizziamo il nostro territorio, in particolare la Marsica. Ma no, l'intera provincia dell'Aquila è un patrimonio che appartiene all'intero Abruzzo, non solo i cunicoli di Claudio, ma c'è pure Alba Fucens, altra emergenza importantissima, quindi la Marsica di nuovo si conferma un territorio dove l'emergenza archeologica c'è presente, basta solo prenderla in cura, come dice il nostro Presidente, restituirla ai cittadini in una maniera degna che possa essere di aiuto, diciamo, al turismo che l'Abruzzo si sta organizzando a fare. Presidente D'Alfonso, lei ha anticipato che adesso andrà da Scoppola per prestare due persone che potrebbero essergli utili? Io ho questa convinzione, se c'è una pubblica amministrazione che ha risorse in più in una determinata fase di tempo e ce n'è un'altra che ha risorse in meno e maggiore emergenza di lavoro, io penso, come pensano tutti i cittadini, non solo abruzzesi, che ci debba essere la possibilità di una collaborazione. Cioè debba andare in onda un'esperienza di aiuto reciproco, perché quello che serve è realizzare, risolvere, essere concludenti, evitando che ogni volta vada in onda o il piagnisteo o il rinvio. Al direttore Scoppola noi oggi conferiremo la disponibilità di due risorse umane, ma questo varrà come metro anche per altre articolazioni della pubblica amministrazione che dovessero essere sofferenti.